Grande successo per la 7ª edizione di Pizza e non solo, l'evento che si è svolto a Nocera Superiore, che è stato curato da Antonio Giaccoli. Migliaia di persone in piazza, grandi nomi, tanti pizzaioli e tante specialità da degustare, e già si guarda all'8ª edizione. Sicuramente nella prossima edizione apporteremo delle novità per far sì che, come dire, l'evento sia sempre più ricco e propositivo per chi viene a trovarci tutte le sere. Quest'anno abbiamo avuto un cast artistico, sia per quanto riguarda gli artisti che i pizzaioli, di tutto rispetto. Per quanto riguarda gli artisti, abbiamo avuto Tommaso Primo, Ndò, il rapper della sigla di Gomurra, Federico Salvatore, Zulu dei 99 Boss, e stasera chiudiamo con i Desideri. Per quanto riguarda i pizzaioli, abbiamo avuto l'onore che ci è venuto a trovare Leoniello, Bonetta, Capuano, Fabio Di Giovanni, quindi Saviello, Lastra, Saracino, Angio Tramontano, il Madison, Muretto, e poi tante aziende che grazie a loro l'evento si fa, perché poi se non ci fossero queste aziende che sostengono questi eventi sarebbe veramente non difficile ma impossibile fare questi eventi, che ogni anno diventa sempre più intricata la burocrazia e, brutto dirlo, molte volte non si ha il supporto di chi amministra, che dovrebbe comunque creare le condizioni affinché questi eventi vadano avanti, perché comunque sono eventi a ingresso gratuito, si regalano 5 giorni di divertimento alla popolazione, però, come dire, molte volte c'è la miopia di chi sta più in alto e mette in mezzo tanta di quella burocrazia, tante di quelle carte che scoraggiano a chi fa questi eventi, perché poi uno, come si dice qua da noi, ma chi me lo fa fare? Quindi, perché comunque ci sono più carte che appena tra un po' persone che vengono a trovarci, però noi siamo testardi e sicuramente l'anno prossimo faremo l'8ª edizione. A chiudere la 7ª edizione dell'evento, Nico Desideri e i Desideri, i suoi figli Salvatore e Giuliano, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out e collaborazioni con rapper nazionali ed internazionali, e nel futuro altri grandi progetti. Noi siamo d'accordo in tutto, nella musica, e dobbiamo dare spazio anche ai giovani, perché diciamo la musica, il genere nuovo, fa parte della loro età. Prevale in questo gruppo il papà o i due figli che fanno squadra? Ma in realtà noi non prevale nessuno, diciamo ognuno ha la propria idea, la mettiamo assieme, nascono i pezzi, nascono insomma la nostra musica. Abbiamo iniziato questo percorso molto, diciamo, figo con nostro padre nel 2013, facendo dei brani insieme che hanno riscosso un buon successo in campagna e non solo. Poi grazie al brano Made in Napoli siamo riusciti ad arrivare, diciamo, in tutta Italia, grazie alle colonne sonore dei film, insomma. E dopo è iniziato, diciamo, il progetto mio e di Giuliano nel 2015, che è arrivata alla Sony, abbiamo fatto il primo disco noi, cambiando un po' il genere, andando più sul pop italiano, contaminando il rap, la dance, e quindi stiamo facendo questo percorso. Qual è il progetto per il futuro, la grande ambizione? Noi ora stiamo lavorando per il nuovo disco, io e Salvatore Desideri, che uscirà nel nuovo anno. Ci saranno 3 collaborazioni all'interno, quindi stiamo trascorrendo quest'estate tra date del tour, restare in studio e qualche giornata anche di relax per dare tutto per il nuovo album. Tante donne di varie generazioni che vi aspettano, riuscite a mettere d'accordo anche mamme e figli. Infatti, ci stanno mamme, figli e pure, diciamo, le nonne. Io voglio ricordare che a settembre uscirà un mio lavoro discografico, sempre prodotto dalla mia azienda discografica, la Diars Italia, con 7 brani, e diciamo sono 9 brani inediti, 2 già sono usciti e altri 7 saranno inediti. Vogliamo fare un saluto agli spettatori di Agro 24 tutti insieme? Come no? Un saluto forte a tutti gli ascoltatori di Agro 24. Questa sera qui a Nocera Superiore, Pizza non solo, Desideri, Nico Desideri, yeah. Ciao. Un bacio, ciao.